Oggi parlo di un argomento molto tecnico e quindi ho bisogno della vostra attenzione per due motivi principali. Punto 1. Perché il contenuto di questo video mi serve per una serie di video che sto preparando per l'anno prossimo, per voi. No spoiler! E l'altro motivo è semplicemente perché è l'ultimo dell'anno. Finora non ho parlato di programmazione a oggetti. Certo, l'ho accennato in questo e in questo video, ma non ne ho parlato nel dettaglio. E non parlerò nel dettaglio della programmazione ad oggetti neanche questa volta. Però parlo di una caratteristica della programmazione ad oggetti, ovvero il Dynamic Dispatch. Nonostante che io non vada nel dettaglio della programmazione ad oggetti, in ogni caso la devo introdurre, perché vi devo dare un contesto. Tanto per iniziare, nella programmazione ad oggetti abbiamo gli oggetti. Ma che cos'è un oggetto? Un oggetto è semplicemente un contenitore di variabili che vengono chiamate proprietà e un contenitore di funzioni che vengono chiamati metodi che permettono praticamente di manipolare i dati all'interno dell'oggetto. Se avete mai giocato con la programmazione oggetti vi siete sicuramente imbattuti nel concetto di classe. E che diamine è una classe? Una classe praticamente definisce la struttura di un oggetto, dice quale proprietà e quale metodo deve avere, ma non contiene i dati, comunque nella sua forma classica. La classe la possiamo definire come se fosse il blueprint di un oggetto. Il blueprint è praticamente questa roba qua, è un progetto su carta blu, ecco perché viene dato il nome di blueprint. In italiano viene chiamato cianografia o qualcosa di questo tipo, ma io preferisco il termine inglese. Blueprint. Se da una parte abbiamo il progetto, ovvero la classe, un oggetto è quello che viene definito un'istanza di una classe. Di che si tratta? Che cos'è un'istanza? Prima di spiegarvi queste due differenze, devo fare un esempio. E parto dal Titanic. Ovviamente, quando hanno fatto il Titanic, non l'hanno fatto dal nulla, hanno fatto prima un progetto. Una volta che hanno fatto il progetto, hanno fatto il Titanic, ma non hanno fatto solo il Titanic. Con quel progetto hanno costruito altre ben due navi, la RMS Olympic e la HMHS Britannic. Avevano il progetto, avevano i soldi, perché farne solamente una. E quindi, come hanno chiamato questo progetto del Titanic? L'hanno chiamato Olympic. Infatti, il Titanic è una nave di classe Olympic. E non sto parlando dal punto di vista della programmazione, è proprio, vedete qua, il Titanic è una nave di classe Olympic, assieme alle altre due. Perché quando viene creata una nave, viene creata una classe di nave su cui poi vengono prodotte altre navi della stessa classe. La stessa cosa succede in Star Trek. Nel mio video precedente vi ho manifestato la mia gioia in Star Trek. E anche in Star Trek ci sono diverse classi di astronave. E per ogni classe di astronave esistono diverse astronavi, quindi diverse istanze. Quindi ricapitolando, il blueprint è la classe, il progetto. Invece questa e questa sono le istanze nate da quel progetto. E la stessa cosa succede nella programmazione data dagli oggetti. Infatti, quando si fa una classe possiamo fare tutti gli oggetti che vogliamo. Tuttavia, nonostante che gli oggetti della stessa istanza condividono gli stessi metodi, non vuol dire che fanno le stesse cose. Per esempio, la RMS Olympic non ha fatto la stessa, diciamo, rotta del Titanic. E meno male. Nonostante che il funzionamento sia uguale, hanno fatto robe diverse. La stessa cosa succede nella programmazione dei dati oggetti. Ogni oggetto ha vita, morte e anche miracolo diversi, perché quello che conta sono i dati che stanno all'interno e come essi vengono manipolati durante l'esecuzione di un programma. Quando parliamo di programmazione dei dati oggetti, non possiamo non parlare di ereditarietà. E che cos'è questa ereditarietà? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti dei pinguini in questo nuovo video FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di Dynamic Dispatch. Ma prima di cominciare voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi anche su Instagram, qui sotto trovate il mio tag. Ma non perdiamoci in chiacchiera, perché oggi dobbiamo parlare di uno sbotto di roba. Dove ero arrivato? Ah sì, al concetto di ereditarietà. Dunque, supponiamo che voglia dotare le navi di classe Olympic di un phaser e lo voglio mettere là per sparare agli iceberg. E cosa facciamo? Prendiamo il progetto e lo modifichiamo? E questa non è una cosa intelligente, perché se voglio poi in futuro creare altre navi di classe Olympic senza fase, come dobbiamo fare? Allora, cosa possiamo fare? Prendiamo il progetto, lo copiamo, facciamo le modifiche che vogliamo fare, ci mettiamo proprio qua sulla prua
Il phaser? Benissimo! Abbiamo creato così una nuova classe di nave. Come la chiamiamo? Ho deciso di chiamarla Snowpiercer in onore dei quasi-serie televisiva Netflix e dell'omonimo film. Ora, questa nuova classe di navi di tipo Snowpiercer ha questo nuovo oggetto, ovvero il phaser sulla prua. Ma tutte le cose che ci stavano prima, ovvero tutte le cose che stavano nella classe Olympic, tipo la sala macchine, la plancia, la, non lo so, dove si voleva buttare Rose, stanno ancora là, perché le ha ereditate dalla classe precedente. Beh sì, magari in plancia c'è qualche piccola modifica perché avremmo aggiunto un tasto dove sparare, ma in linea di principio il resto della nave è pressoché invariato. È questo l'idea generale che sta dietro al concetto di ereditarietà, perché io posso creare una nuova classe utilizzando un'altra classe come punto di partenza per riutilizzarne il codice. Alla nuova classe di tipo Snowpiercer non devo fare altro che magari aggiungere un nuovo metodo di tipo spara e via, abbiamo risolto. Tuttavia gli ingegneri si sono accorti che aggiungendo questo nuovo phaser la nave si è appesantita e deve avere una quarta elica. Il Titanic aveva due o tre eliche. Comunque dobbiamo aggiungere una nuova elica. Però il metodo accelera, come era progettato per funzionare con tre eliche. Come facciamo in modo che adesso con lo stesso metodo riesca ad operare quattro o addirittura più eliche? I nerd che sono in ascolto mi possono criticare qua dicendo che per andare più veloce ci vuole un motore più grande. Ed è vero, però io in questo esempio io sto immaginando il motore come se fosse una proprietà dell'oggetto di tipo Olympic o Snowpiercer. Però operare un'elica che contiene tutto un sistema di trasmissione che corre in tutta la nave ha bisogno di modifiche più profonde. Quindi io, diciamo, ne sto immaginando per questo esempio che montare una nuova elica è una modifica più sostanziale che semplicemente sostituire un motore. Ovviamente il mio è tutto un esempio e un'analogia per arrivare a un punto. Seguitemi. Quindi come facciamo in modo che questa nuova classe di nave di tipo Snowpiercer riesca ad operare efficientemente quattro eliche piuttosto che tre? Viene in corso quella cosa che avete sicuramente sentito parlare moltissimo, il polimorfismo. Ovvero noi possiamo modificare i metodi ereditati da una classe padre in base a come ci pare e piace a noi. E in realtà per come viene implementata ai giorni nostri la programmazione dei dati oggetti, non è che noi modifichiamo i metodi della classe padre, semplicemente li sostituiamo. Come potete vedere qui da questo codice, io sto aggiungendo un metodo accelera in cui qua scrivo vado al massimo. Adesso vediamo questo esempio. Creo un oggetto di classe Olympic che chiamo Titanic e un oggetto di classe Snowpiercer che chiamo Allora chiami un altro cazzo. Giusto Lucilla, cazzo. E quindi quando qua chiamo il metodo accelera in Titanic viene sicuramente eseguito questo metodo, ma quando chiamo lo stesso metodo per sto cazzo il compilatore o l'interprete di turno si trova a due implementazioni. E quale eseguirà? La risposta non è così semplice. Se eseguo questo esempio, come potete ben vedere qua, per la prima chiamata il programma stampa sto accelerando, per il secondo caso invece stampa vado al massimo. Nessuna sorpresa, è quello che volevamo. Ma alziamo la posta e facciamo invece quest'altro esempio. Creo un array di oggetti di tipo Olympic e metto sia il Titanic che sto c***o. Questo lo posso fare perché sto c***o è anche di tipo Olympic, quindi proseguiamo. Faccio un bel for loop che alla fine chiama il metodo accelera, eseguo e... Cosa? Il risultato di queste due chiamate qua è sto accelerando. E quindi tutto quello che ci ha detto sul polimorfismo è andato a farsi friggere? In realtà no. Perché in C++ basta aggiungere in questo punto la parola chiave virtual che tutto, come vedete, si risolve. Perfetto. E quindi cosa sta succedendo? Beh, il fatto di utilizzare la parola chiave virtual permette di utilizzare quello che si chiama il dynamic dispatch. Quando non viene utilizzato, in C++ utilizziamo lo static dispatch. E cosa significa tutto ciò? Come dice Gio Pizzi, mi spiego peggio. Quando faccio questa invocazione del metodo accelera, poiché il tipo di questa variabile è Olympic, il compilatore dice che il metodo accelera di Olympic è questo. E allora perché se metto virtual cambia tutto? Seguitemi. Quando noi utilizziamo la parola chiave virtual, i metodi con questa parola chiave vengono inseriti in quella che si chiama virtual table e non solo viene inserito, diciamo, il nome del metodo in sé, ma viene anche inserito l'indirizzo che punta a quel metodo. E questa virtual table è fatta a runtime.
Quando noi utilizziamo la chiave virtual e facciamo questa chiamata, C++ non chiama direttamente questo metodo, ma fa questa operazione. Questa chiamata in realtà viene sostituita con una chiamata, un metodo interno, una funzione interna che c'ha C++, che si occupa di fare il dynamic dispatch. Prende la virtual table di ogni istanza, la va a scorrere per andare a trovare qual è il metodo che vuole chiamare e poi lo chiama. Poiché questa virtual table è fatta a runtime, anche se in quel caso la variabile è di tipo Olympic, lui si va a richiamare il metodo della classe Snowpiercer. Invece, quando noi lo mettiamo virtual, viene fatto quello che si chiama static dispatch, ovvero viene fatto durante il processo di compilazione. In questa riga, quando il compilatore si trova questa chiamata di metodo, poiché quello di tipo Olympic dice io chiamo questo metodo e non questo, perché io non so che dinamicamente quell'oggetto potrebbe essere anche di tipo Snowpiercer. Io sto compilando adesso e l'informazione che so in questo momento è che è di tipo Olympic, quindi devo chiamare questo metodo. Se vogliamo cambiare il comportamento e vogliamo utilizzare il Dynamic Dispatch, mettiamo virtual, ma sappiamo che questa chiamata non è realmente la chiamata a questo metodo, ma sappiamo che c'è una funzione interna di C++ che si va a cercare la funzione per prenderne il puntatore e poi effettuare la chiamata al metodo corretto. E poiché la virtual table è fatta a runtime, otteniamo questo tipo di poliformismo, che praticamente apprezziamo in molti linguaggi che sono diversi da C++, tipo Java o che cazzo, Python. Tuttavia, qual è lo svantaggio di questa cosa? Che se noi abbiamo una classe con decine e decine di metodi virtual, ogni volta che facciamo una chiamata a ognuno di quei metodi, c'è questa chiamata interna, questa funzione che si occupa di fare il dynamic dispatch, che si deve scorrere tutta la lista per ogni istanza per trovare il puntatore al metodo che gli serve per poi effettuare la chiamata. Quindi questo ha un costo dal punto di vista delle prestazioni, ma se vogliamo il polimorfismo di quello bello, ce lo teniamo. Ovviamente tutti i linguaggi di programmazione orientati ad oggetti implementano il dynamic dispatch. Quello che cambia è che alcuni ci danno più controllo rispetto agli altri. Per esempio C++ e C Sharp ci permettono di decidere dynamic e static dispatch utilizzando la parola chiave, come vi dicevo poco fa, virtual. Invece Java, la maggior parte dei metodi vengono, diciamo, risolti utilizzando il dynamic dispatch. Solamente in tre casi, da quello che ho capito, in Java viene utilizzato lo static dispatch, che sono nel caso in cui per un metodo non può essere fatto l'override e quindi quando viene utilizzata la parola chiave final, i metodi privati, perché quelli non possono essere estesi perché non vengono visti dalla sottoclasse, e i metodi statici. Però come sappiamo i metodi statici ha un'altra ripercussione, ovvero quelli non sono più dei metodi di distanza ma dei metodi di classe, quindi le cose un po' cambiano, ma non voglio entrare nei dettagli, però almeno a 35 anni quasi ho capito perché hanno deciso di utilizzare la parola static, perché si richiama allo static dispatch. Per esempio Python fa quasi tutto dinamicamente utilizzando il dynamic dispatch. Sì, certo, ho letto che per Python esistono dei modi più o meno convoluti per risolvere un metodo in maniera statica, ma secondo me non ne vale la pena. E ovviamente ogni linguaggio di programmazione implementa le cose in maniera diversa, ma più o meno, diciamo, le due situazioni sono queste: static o dynamic dispatch. Ovviamente esistono altri sistemi per fare roba di questo tipo, esiste il single dispatch, il multi dispatch, la message passing come quello che voleva Alan Kay, ma di queste cose magari ne parliamo in maniera più approfondita in un altro video. Benissimo pinguini, come vi dicevo questo video era piuttosto impegnativo, io spero che mi avete seguito fino a questo punto, ma se avete dei commenti scrivetemeli qui sotto, li vado a leggere e se serve farò un approfondimento. E quindi io come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video di AFK Under the Hood, mi si sta scaricando la batteria della telecamera e quindi io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!